Ok, l'idea è cambiare questa e sostituirla con questa. Questa sedia costava 60 euro, più o meno l'ho trovata a 35 in offerta e penso che sia arrivato il momento di sostituire quella. Sì, penso che ha fatto il suo. Forbici, scatola, andiamo ad aprire. Lo schienale, c'è lo schienale, ok, ce l'ho qui. Poi la base. Le pollici, la schienale, la base. Abbiamo la seduta e ci sta. Braccioli. Questo che non so che cosa serve. Poi libretto di istruzioni ed è anche molto più semplice rispetto a quello che mi pensavo. Oltre ad avere le rotelle e il supporto. Ok, qui ci sono le cose da fare, oltre ad esserci una lettera per ogni componente e il numero di componenti. E quindi ora vado a montare questa cosa. La massa da... E la... Only qui. Che cosa è questo? Ok. Spero sia colla e non cacca di piccione. Schifo. Anche le saldature non è che sono delle migliori. Però, vabbè. L'importante è che regga. Allora... Le ruote sono fatte in plastica, completamente in plastica, e in più c'è questo supportino qua che è in ferro. Dobbiamo andarle ad inserire qua dentro. Molto semplice. Anche lo scatto è andato tranquillamente. Seconda figura, prendere il pistone. Una volta inserito qua dentro, non bisogna fare nulla, è rimasto incastrato da solo. Parte numero 3, prendere la spalliera e attaccare. Parte numero 3, prendere la spalliera e attaccare i mani. Prendiamo la Ho sbagliato i vermi, devo prendere quelli più piccoli. Stiamo da capo. Devo inserire questo. Ok, piccolo consiglio. Per avvitare queste viti, avvitatele prima a vuoto, senza metterci questi pezzi, perché se la filettatura magari all'interno è un pochettino sporca, la avvitate prima a vuoto in modo tale che vi liberate un po' di spazio e va un po' più libero nell'operazione. Questo è quello che si inizia a vedere. Alla parte 4 invece dice di mettere la seduta. Bisogna allargare parecchio, bisogna allargare parecchio qui perché si possa far entrare la seduta e quindi bisogna giocare bene, vedere bene i vari fori dove si trovano. Ecco qui, anche la seduta è stata fissata e adesso ci tocca mettere soltanto questo qui che è il regolatore di altezza. Fissato tutto, bisogna prendere questo
ed inserire al suo pistoncino la sedia, e dovrebbe essere così. E poi dice di fare pressione. Ok, dovrebbe essere andata. Andiamo a vedere. Seduto, ok. Tu, maledetta protezione. Ho dovuto smontare di nuovo la base della sedia. Dovevo togliere questa maledettissima protezione. È finalmente finita. Andiamo a provarla. Sì, proviamolo un attimo, perché a parte mi sono insozzato tutta la mano, che è schifo di grasso. Questa leva qui, penso che sia questa leva qui. Adesso io la premo e sono sceso. Mi devo rialzare, la premo e si rialza. E quindi penso che vada bene. Sì, funziona. E lo schienale non è malvagio. Aiuta la parte lombare con questi pezzi di plastica qui, e devo dire che comunque comoda. Eccola qui ragazzi, questa è la nuova sedia da ufficio e questa è quella vecchia. Penso che tu andrai direttamente nella spazzatura. Ciao ciao. Non è stato per nulla difficile, ho avuto solo un pochettino di problemi per quanto riguarda il tappino di protezione del pistone, e poi le filettature erano un pochettino sporche, quindi passate prima a vuoto il perno, in modo tale che così dopo, quando andate ad assemblare il tutto, non avrete problemi. Devo dire che il supporto lombare, almeno per il momento, mi sta bene, mi piace, è carina. E poi ovviamente da studio posso alzare e abbassare la sediolina e poter utilizzarla al massimo delle sue potenzialità. L'unica cosa che forse non mi piace sono i braccioli. Beh, se voglio andare a mettere le braccia qua sopra, io mi devo abbassare forse un 2-3 cm un po' più in alto, sarebbe stata la cosa migliore. Se la trovate in offerta, andate da Epicasa, oppure ve la fate spedire, perché la potete anche acquistare online. Ma Epicasa non ha solamente questo tipo di sedie, ce ne ha anche altri, lo potete trovare sul loro store ufficiale. E se non lo conoscete, ma penso di sì, comunque vi lascio un link in descrizione per poter andare ad acquistare questa sedia online, oppure per andare a vedere le altre offerte che ha Epicasa. E voi ce l'avete? Avete una cosa simile? Lasciatemi un commentino e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi e alla prossima!